Tornato nel suo Abruzzo Marco Pannella, la sua volontà di tornare a Teramo è stata esaudita e ora riposa nel cimitero di Cartecchio accanto alla madre. C'erano tutti per l'ultimo saluto al leader dei radicali. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo di Marco Pannella sabato notte, ad aspettarlo, in piazza Orsini un migliaio di persone. Una fila ininterrotta di Teramani ha reso omaggio a Marco Pannella nella camera ardente allestita all'interno del comune, elevato e continuo il flusso di gente che dalle 7 del mattino fino alle 15 del pomeriggio ha affollato la sala consigliare. A fare gli onori di casa il sindaco Maurizio Brucchi e con lui anche il rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico e il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino. Il vescovo di Teramo, Monsignor Michele Seccia, è stato tra i primissimi, alla riapertura della Camera Ardente, a rendere omaggio. Sono vissuto nello stesso isolato, ha detto Monsignor Seccia, quando tra i miei studi di filosofia e teologia alla statale di Roma, negli anni davvero ruggenti dopo il 68, sognavo fare sintesi. Ecco, sono qui e ho fatto la mia sintesi, ognuno fa la propria. Sono qui e ho fatto la mia sintesi, ognuno fa la propria. Ma non vuol dire che, ecco. Tutto ciò che si sente sono da fare delle scelte e ognuno sceglie poi ciò in cui crede, ma alla fine la verità si ritrova sempre. Questo è poco, ma sicuro. A poca distanza dall'alto prelato un altro prete ha fatto il suo ingresso in sala, Donaldino Tommasetti, parroco della cattedrale. Un infinito corteo che ha omaggiato il feretro di Pannella, mentre nella sala risuonavano le note di Santino Spinelli, la cui musica piaceva molto a Pannella non solo per la sua qualità, ma anche per i valori di tolleranza, integrazione, libertà e convivenza civile, che l'intellettuale di origine rom incarna con la sua persona, la sua arte e la sua biografia. Spinelli ha ricordato il concerto a Teramo, dove Marco era nel pubblico, poi è salito sul palco e si è messo a cantare in perfetta lingua rom, questo ritornello che dice o fratelli o figli. A Teramo anche Emma Bonino, che resta per tutto il tempo in silenzio, Mirella Parachini, la compagna di una vita, e il racconto della fierezza di essere Teramano, la chiave della sua città che gli era stata consegnata il 13 maggio quando era ancora a casa. Ma io credo che basta andare a risentire come Marco parlava di questa città per rendersi conto di quello che gli ha lasciato. Stiamo parlando di radici. Laura e Matteo, gli amici di Marco, i due angeli che hanno vissuto gli ultimi cento giorni nella panetteria del leader radicale. Grazie Marco, anche per questi giorni, perché pure in questi giorni sei riuscito a farci ridere. Ci hai anche fatto piangere tanto, però come dicevi sempre tu, con felicità. Tanti politici, autorità civili e religiose, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente con cui nel 90 condivise le elezioni comunali, insieme a lui molti sindaci del territorio, la senatrice del PD Stefania Pezzopane, il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio, l'ex presidente della regione Gianni Chiodi e il presidente del movimento IDEA Gaetano Quagliarello a cui disse «non ti dimenticare che sono un mulo abruzzese». Poi la presenza dell'ex capo della sezione narcotici di Roma, il Pescarese Ennio Di Francesco, che lo arrestò nel luglio del 75 per lo spinello in pubblico in una delle sue innumerevoli iniziative di lotta e di disobbedienza. Il discorso di Marco è qual è? Far sì che la legge, quindi questo principio di legalità, diventa la legge più vicina possibile al sentire sociale. Ecco il messaggio che lui ha lanciato. Una a lanciare di questi, lui porterà sicuramente, perché lei ti ha fatto una domanda anche, beh, e la porteranno avanti anche gli altri, senza volere. Quindi lo salutiamo il buon Marco. E ora l'Abruzzo gli regalerà un luogo della memoria, un luogo senza tempo, perché non si disperda la quota di immortalità che ha lasciato, ha detto il presidente D'Alfonso. Uno spazio istituzionale della regione, in maniera tale che non si riduca questa consapevolezza a chi lo ha visto all'opera a chi è stato contemporaneo con lui. C'è bisogno di condividere questa consapevolezza anche con le giovani generazioni. Io oggi ho provato a portare mio figlio di dieci anni, ma diciamo che è rimasto con sua madre, perché voglio che anche quelli che domani saranno cittadini attivi sappiano esattamente, compiutamente, profondamente che cosa ha rappresentato quest'uomo. Oggi la città ha dato una grande dimostrazione di affetto e di vicinanza nei confronti di questa persona, che nel bene o nel male ha rappresentato la storia del nostro paese, della nostra città nelle tante battaglie condivisibili e non condivisibili. Questo è un discorso ovviamente soggettivo, però io ritengo che insomma, ma ha detto anche tutte le attestazioni di stima che ci sono state oggi, in questi giorni a livello nazionale, io non credo che dietro queste attestazioni Attestazione di sì ma ci sia dell'ipocrisia, perché insomma essere ipocriti in queste situazioni è davvero, davvero brutta. Un lungo applauso ha accompagnato la tumulazione alle 16.24. Sulla bara un drappo bianco, la bandiera del Tibet, una rosa rossa e un pacchetto di toscanelli.